Siamo vicini al presidio di polizia locale, il giorno dopo la presentazione della riapertura del Cicolella. Si muove qualcosa al quartiere Ferrovia? Si muove qualcosa, si muove sicuramente qualcosa. C'è stato un periodo veramente di oscurantismo terribile in cui abbiamo subito e vissuto momenti grandemente difficili, ammesso che grandemente si possa dire, ma adesso da settembre, devo dire la verità, dall'ultima riunione col Comitato della Sicurezza, quindi con prefetto, questore e i vari comandanti, polizia, questore eccetera, si muove, c'è polizia in giro e la percezione della sicurezza nei cittadini è sicuramente aumentata, perché noi abbiamo avuto momenti in cui era difficile anche uscire di casa per andare a fare la spesa. Tenete presente che è un quartiere che sta invecchiando, perché mancano i servizi, mancano gli asili, è chiaro che le famiglie si stanno spostando in un quartiere che diventa completamente straniero e dove non ci sono più negozi, una profumeria, una merceria, una ferramenta. Un po' alla volta, un po' alla volta, le famiglie con bimbi piccoli vanno via. Quindi c'è anche, ci sono tantissimi anziani, le signore anziane non scendono più, hanno paura. Cosa chiedete ulteriormente come cittadini? Noi chiediamo che continui questa attenzione sul quartiere, che le forze dell'ordine continuino ad essere presenti come sono presenti in questo momento, e anche un'attenzione maggiore per quanto riguarda la pulizia delle strade. È un problema di differenziata, perché tanti negozi di alimentari hanno una produzione immensa di rifiuti, di scatole eccetera, per cui ci sono cassonetti che straripano, per cui una differenziata, in modo da far capire anche a questa gente che gli scatoloni si chiudono, che si mettono da parte, che c'è un'associazione che li ritira, insomma tutto, insomma, nelle regole, con una maggiore civiltà da parte di tutti, italiani e non.